Direi che in generale una delle cose che sono emerse è che dovremmo cercare di avere tutti un po' più di lungimiranza nelle scelte personali, nelle scelte aziendali, nelle scelte sicuramente anche che riguardano il paese. D'altronde, questa è una città dove il tempo lungo si vede a ogni angolo della strada ed è un tempo lungo del quale noi dobbiamo essere conoscenti perché l'eredità che ci è stata lasciata è un'eredità che non può non riempire di grandissima soddisfazione. E parlo dei vostri, ovviamente, monumenti, del Duomo, della piazza, di tutto il bello che c'è a Siena.